una settimana o poco più è arrivato da Roma uno scatolone con un panda più grande di quello lì, che era un salvadanaio, del piano, fotografie, manifesti, queste cose qui, e soprattutto una scatola di diapositive che ci serviva per andare a parlare associazioni negli enti, soprattutto nelle scuole. Per alcuni mesi abbiamo lavorato nelle scuole, dove però in quei momenti i presidi ci guardavano un po' come dei marziani, perché parlare di ambiente, allora parlare di ecologia, fuori dal mondo, nessuno sapeva cosa fosse, non se ne rendeva conto. Sulla Zigarda, a dire la verità, chi ha avuto l'idea di portare il WWF qui è stato Enzo Oppi. Chi era Enzo Oppi? Eravamo tutti appassionati dell'ambiente, della natura, andavamo in giro in montagna, però Enzo aveva una marcia in più, perché lui studiava biologia, era ittiologo, di Malfer, aveva fatto già da studente, aveva fatto delle ricerche scientifiche importanti. E un giorno è arrivato tra il gruppo di amici con un trafiletto di giornale dove diceva: guardate, c'è il WWF in Italia, lo sapevate, cos'è? Boh. E andiamo a vedere cos'è. Ci siamo informati, abbiamo visto cosa faceva e abbiamo detto: beh, facciamo qualcosa anche noi, cerchiamo di fare, di vedere se può aiutarci. Ricordiamoci che erano gli anni dopo il 68, era il momento in cui tutti noi giovani cercavamo di fare qualcosa, no? di renderci utili, di ottenere qualcosa di nuovo. L'anno dopo sarebbe uscito lo studio del Massachusetts Institute of Technology, I limiti dello sviluppo, che è stata una pietra miliare nell'ambientalismo. E quindi abbiamo detto: proviamoci. Degli studenti un po' sognatori, amanti dell'ambiente, dell'ambiente naturale, avevamo l'intuizione che la protezione dell'ambiente fosse una necessità imprescindibile. Ci siamo fatti un po' incantare da queste, dalle frasi, da quei Debian che ci hanno, che Arturosio ci ha portato da Roma e ci ha fatto pensare: sì, è questa la strada, dobbiamo fare queste cose. E noi ci siamo messi ad andare in strada, a raccogliere, a fare conferenze come potevamo, come sapevamo, a raccogliere le cose. E poi appunto un giorno incontra Averardo e lì le cose sono cambiate. Perché sono cambiate? In quel periodo, siamo negli anni 70, si incominciava appena a parlare di ambiente. Stavano nascendo dei movimenti legambiente, l'IPU, che crescevano. C'erano dei movimenti storici come Italia Nostra che si occupava non solo da allora, non solamente di aspetti architettonici ed artistici, ma aveva incominciato ad occuparsi di aspetti anche ambientali. C'era l'associazione naturalisti presso il museo, che tradizionalmente si occupa di ricerca, perché è un po' non va. Però hanno iniziato anche loro in quel periodo ad occuparsi in modo un po' di più dell'ambiente pratico, non solo dell'aspetto culturale naturalistico. Insomma,
lavoro spesso fatto anche appunto un po' dietro alle quinte da molti di voi, e che però almeno l'associazione deve riconoscere e deve andare fiera. Dopo Verona sono nati WWF a Vicenza, Treviso, Venezia, successivamente a Padova, Rovigo e Belluno. Per i primi anni e per i primi decenni addirittura WWF Verona è stato un riferimento per tutti i volontari del Veneto, e l'attività si è allargata anche alla programmazione territoriale e alla partecipazione a questi processi di ampliamento e di consolidamento della nostra rete regionale. E quindi io chiamo Michele Dallò, eccolo. Ringrazio la Presidente, ringrazio tutto il WWF per questo riconoscimento. Io ai tempi avevo 7 anni, perciò adesso stiamo cercando un po' di ricostruire la storia dai vari documenti. Uno di questi è proprio il bollettino WWF Veneto, che magari Stefano non si ricorderà. E niente, sono stati 50 anni molto intensi, 50 anni di molti alti e anche di qualche basso, purtroppo. E ci siamo impegnati e come riconoscimenti abbiamo avuto appunto la palude del Busatello, che era il passo veronese, poi c'è stata un'importantissima oasi della Bora, risorgiva nell'alta pianura veronese, infine l'oasi del Vaio Galina. E, come è stato detto ieri, sono stati tanti WWF che si sono succeduti. Mi sono piaciute prima le parole di Giagrossi. L'associazione non è nostra, ma è un fluido come di un fiume, un continuo, e noi siamo un po' le gocce, le particelle di questo fiume. E ci sono stati tanti WWF in questi 50 anni, non possiamo non ricordare il nostro patriarca, che è stato anche consigliere nazionale ad Avaldo Amadio, che ci ha lasciato l'anno scorso, e che ha lottato fino alla fine per uno dei nostri piccoli cruci, che è un po' il parco del Monte Baldo. Non so se lo conoscete, ma è un vero e proprio santuario di biodiversità fra la Val d'Adige e il Lago di Garda. Ci sono 2.000 specie floristiche, 2.500 specie di farfalle e di falene, e purtroppo in questi 50 anni sono riusciti a renderlo parco. Ci batteremo in futuro per riuscire in qualche maniera, anche se sarà dura. Niente, vi saluto. Positivo è che in questi ultimi 3-4 anni siamo riusciti a coltivarci un gruppetto di giovani, a cui spereremo in un futuro molto ravvicinato di dare le chiavi alla nostra associazione. Grazie. Io sono Maurizio, collaboro con il WWF, sono socio anch'io dal 1990 e stiamo cominciando a prepararci per la giornata di domani sulla biodiversità.